Bentornato al nostro avvocato Antonio Castellani, bentornato. Avvocato, e oggi un argomento molto importante che può interessare soprattutto le signore che in questo momento ci stanno seguendo da casa, perché parleremo proprio del lavoro casalingo. Allora, il lavoro casalingo per lungo tempo non è stato, come dire, molto valutato, valorizzato. Soltanto negli anni 90 improvvisamente, insomma, il legislatore si è accorto di questa figura. Allora, lo ricordiamo anche perché il 31 gennaio c'è una scadenza importante proprio per il pagamento di questa premio assicurazione, allora obbligatorio per le casalinghe. Allora, io prima di tutto vorrei leggere le mail che ci è arrivate, e poi ovviamente parleremo di questa assicurazione che tutela appunto il lavoro casalingo. Allora, salve, sono Giuliana, scrivo da Napoli, sono una casalinga, ho subito un gravissimo infortunio in casa, mentre pulivo i lampadari sono caduta dalla scala. Ho sentito che l'INAIL gestisce l'assicurazione delle casalinghe, vorrei sapere se ho diritto ad un risarcimento. Allora, ha diritto a questo risarcimento innanzitutto. Allora, gli infortuni domestici sono molti? Insomma, sono moltissimi. Picco, vero? Allora, innanzitutto, da una recentissima statistica a livello europeo, ci sono 32 milioni di infortuni tra le mura domestiche in tutta Europa. 110.000 decessi l'anno per infortuni avvenuti nelle mura domestiche. In Italia sono 3 milioni e 200.000 gli infortuni e si infortunano 55 persone su 1.000. 64% sono donne, 36% sono uomini. A dimostrazione che anche se c'è stata emancipazione delle donne nell'ambito lavorativo, chi svolge i lavori in casa restano comunque le donne. Le cause degli infortuni sono più svariati, alla base c'è sempre la disattenzione, però molti infortuni potrebbero essere evitati perché sono frutto di disinformazione, nel senso, spesso sono la conseguenza dell'uso improprio di elettrodomestici, sono ormai numerosissimi, no? Utilizziamo un elettrodomestico per ogni attività in casa e spesso normalmente viene aperta, quando lo portiamo a casa apriamo la scatola, vediamo se facciamo, lo utilizziamo, esatto. Senza leggere mai le avvertenze, che sono importanti perché sono noiose, questo è vero, però sono fondamentali. E poi soprattutto non si leggono le istruzioni, soprattutto per i prodotti destinati all'igiene, i detersivi. Spesso vengono utilizzati magari a mani nude quando vanno utilizzati guanti, o vengono utilizzati in luoghi di casa che sono vicino agli occhi, o comunque in situazioni dove non andrebbero utilizzati. E poi consideriamo che tra gli infortuni domestici, è vero che ci sono le donne, ma normalmente anche i bambini, e quindi perché in casa, naturalmente, certo, soprattutto quando sono piccoli, ci sono i bambini. Quindi bisogna fare attenzione anche a lasciare, ad esempio, gli elettrodomestici con la spina attaccata, quindi a portata di mano dei bambini, per esempio uno frequentissimo è dei mixer o dei frullatori che rimangono attaccati. Sì, infatti, è pericoloso, quindi, per è noi, molto per i pericoloso. Bambini, certo. Quindi però, come ha detto giustamente, il legislatore ha finalmente dato attenzione a questa tipologia di infortuni. Un'attenzione parziale, direi io, perché la legge è discutibile, poi vedremo il perché. Però comunque si è istituita un'assicurazione obbligatoria, ricordiamo che è obbligatoria per tutte quelle persone, uomini o donne, che si dedicano al lavoro domestico. Cosa si intende per lavoro domestico? Quell'attività lavorativa che è gratuita, senza vincolo di subordinazione, quindi non occasionale, quindi deve essere continuativa, e che viene svolta per la cura dei componenti della famiglia o dell'ambiente in cui vive la famiglia. Quindi sono tutte quelle persone, uomini o donne, che di età compresa fra i 18 e i 65 anni, e quindi sono pensionati di età inferiore ai 65 anni che si dedicano all'attività in ambito domestico, oppure anche i giovani di età superiore ai 18 anni che sono in attesa di prima occupazione e si dedicano all'attività di lavoro domestico. Quindi non necessariamente è solo la casalinga, ma nell'ambito dello stesso nucleo familiare si possono, possono risultare obbligati all'assicurazione più di una persona. Ad esempio i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, o i lavoratori stagionali, limitatamente ai periodi in cui non svolgono attività lavorativa, sono obbligati ad aderire all'assicurazione. Ricordiamo che il premio, l'importo effettivamente è esiguo, perché sono 12,91 euro, quindi veramente ogni anno, quindi è bassissimo.
Però è anche vero, come vedremo, che, come dire, che tutela proprio, tutela comunque. Allora, dobbiamo capire esattamente l'incidente, perché allora tutti gli incidenti tutti sono... il discorso è, allora, quando si può signora, parlare, insomma, che si è, sicuramente questo, nel caso della mail della nostra telespettatrice è un incidente in ambito domestico, perché si può parlare di incidente in ambito domestico quando, come dire, l'infortunio è avvenuto in occasione, a causa di un'attività che è connessa appunto alla cura dei componenti della famiglia o in ambito dell'ambiente in cui vive la famiglia. Cosa si intende per ambiente? Non è solo l'appartamento, ma anche le pertinenze, quindi la cantina, il box, il terrazzo, oppure anche le parti condominiali, quindi le scale del condominio, l'ascensore, il lavatoio, la terrazza e allora, via dicendo. Io mi faccio male, allora come faccio a richiedere risarcimento? È facilissimo. Perché qui, allora, se io mi faccio male vado al pronto soccorso, immagino... Bisogna andare al pronto soccorso o al medico di base, al medico curante. Infatti l'INAIL ha inviato e invia comunque... Al momento dell'approvazione della legge, l'entrata in vigore della legge, ha inviato a tutti i medici di base un prontuario per specificare come certificare e attestare, certo, l'infortunio della casalinga. Ma qual è l'anello debole di questa legge e perché io l'ho criticata? Perché in realtà si può ottenere risarcimento solo in caso di invalidità permanente e che sia pari o superiore al 27%. Cioè, che io devo essere un infortunio invalida, molto grave. Al di sotto di quel livello di infortunio non si ottiene risarcimento. Ecco perché è vero che il legislatore ha riconosciuto validità al lavoro domestico, però in realtà ha messo un livello di invalidità talmente elevato che, ecco, io non so qual è... Questa signora, insomma, non si sa che cosa si è fatta. Però, esattamente, per esempio, se un gravissimo si è fratturata un braccio, sicuramente non arriva al 27%. Io lo spero anche per lei, cioè per la signora che ci ha scritto. 27%, stiamo parlando di un'invalidità molto, molto elevata. Per esempio, ad esempio, le tabelle previste dal Tribunale di Roma, la più famosa, dal Tribunale di Milano, per le micro... permanenti si chiamano, arrivano al 9%, al 10%, quindi e sono infortuni pure abbastanza seri. Invece il 27% stiamo parlando di un infortunio gravemente invalidante. Naturalmente tutte quelle invalidità che sono inferiori non ottengono risarcimento. Per cui, quindi, è anche difficile, per cui, insomma, io quando vado al medico curante e comunque al pronto soccorso ovviamente mi certificano, insomma, il danno che ho subito, insomma, l'infortunio che ho subito, e poi da lì devo... Bisogna fare la domanda all'INAIL, attestando però naturalmente con apposita documentazione l'avvenuto pagamento del premio di assicurazione, perché come dire, la prestazione dell'INAIL non è automatica, bisogna dimostrare di aver pagato il premio, tranne in un caso, nel senso che ci sono e non sono obbligati al versamento del premio quelle persone che svolgono attività lavorativa in ambito domestico ma che hanno un reddito individuale inferiore a 4.650 euro e familiare globale di 9.300 euro, quindi stiamo parlando di persone che sono veramente non abbienti. Esatto. Quindi, come vediamo, la legge, come al solito, purtroppo, devo essere critico, perché quando la legge è critica, cioè quando la legge è sbagliata, perché io parlo di una legge sbagliata, chiaramente i primi che ci rimettiamo siamo noi avvocati, allora, perché vengono da noi, chiedono consulenza, certo, pretendono giustamente di avere un risarcimento e invece poi si sentono rispondere: no, purtroppo deve avere un infortunio, comunque un'invalidità permanente superiore al 27%. Allora, avvocato, io adesso le leggo un'altra mail, poi cioè un pizzichino di pubblicità e poi torniamo per la risposta, perché poi lei proprio ha detto che bisogna criticarla questa legge, perché sì, la legge tutela fino a 65 anni di età, insomma, sì, 65 di anni, ormai si è giovani a 65 anni. Allora, io intanto le leggo questa nuova mail. Allora, mi chiamo Clelia, abito a Torino, ho pagato per anni l'assicurazione INAIL per infortuni alle casalinghe, raggiunta l'età di 65 anni ho interrotto i versamenti perché così prevede la legge. Oggi vorrei sapere se sono ancora protetta in caso di infortunio in casa durante lo svolgimento delle faccende domestiche. Allora, risponderemo subito dopo. Restate con noi, 30 secondi di pubblicità, però prima di lasciarvi io vi devo dare anche la frase di oggi: non credere che si possa diventare felici procurando l'infelicità altrui. 30 secondi e torniamo subito in studio, restate con noi.
Allora, bentornati in studio, stiamo parlando con il nostro avvocato, l'avvocato Antonio Castellani, di incidenti domestici, incidenti insomma che succedono entro le mura domestiche proprio a chi lavora dentro casa, e abbiamo letto un'email di questa signora Clelia che voleva sapere, insomma, lei ha 65 anni di età e non sa se è più coperta dall'assicurazione, perché l'assicurazione, appunto, come diceva il nostro avvocato, tutela fino ai 65 anni di età. Purtroppo non è coperta. Per cui se si fa male? Se si fa male, purtroppo deve farsi carico delle spese di guarigione e non sarà sostenuta dall'INAIL. La ratio della norma è chiara: le persone che hanno un'età superiore ai 65 anni vengono considerate fisicamente più fragili e inclini all'infortunio, allora gli infortuni sarebbero tantissimi, denunciati, e chiaramente, anzi, chi ha più di 65 anni è più facile che raggiunga il 27% di invalidità permanente, quindi sono stati esclusi dal risarcimento. Forse sarebbe meglio richiedere una revisione di questa legge, magari importarla, anche perché sì, a 65 anni uno veramente è ancora giovane. Io ritengo che sia una delle riforme importanti di cui si deve far carico il legislatore, perché è vero che, ripeto, se noi analizziamo i numeri, sono 3.200.000 infortuni l'anno, cioè 55 persone su 1.000 che si infortunano, è come dire... Sono numeri importanti. Si tratta di un problema serio. Cioè, un problema serio. A ovviamente... livello europeo 110.000 decessi sono 3 volte i morti da incidente stradale, quindi direi il fenomeno è serio, andrebbe valutato. Per cui si con spera serietà, che fino a 65 anni serietà, uno non si faccia secondo me male, la legge esatto. Non è seria, mi permetto di dirlo, perché prevede un livello di invalidità permanente. E noi chiediamo permanente. Allora questa revisione di questa legge, insomma, come ci ha pensato negli anni 90 il legislatore, insomma, che magari ha tutelato il lavoro casalingo, come giusto che certo. Sia. Se, speriamo adesso magari però un lo ha fatto fino a un certo fino punto. A un certo punto, un innalzamento dell'età, perché certo. Ormai a 65 anni... Insomma, cioè, voglio, è un po' difficile che succedano, certo. Anzi, noi speriamo che succedano meno incidenti possibili dentro casa. Allora, innanzitutto, allora io vorrei ricordare anche la pagina Facebook del nostro avvocato, Studio Castellani, insomma, adesso magari la possiamo vedere, la pagina Facebook, all'interno, insomma, ripotrete vedere sicuramente, potete vedere sicuramente, insomma, la replica di questa nostra puntata con tutti i consigli che ha dato il nostro avvocato, e anzi, se volete scrivere al nostro avvocato, lo potete fare tranquillamente o scrivere sulla pagina Facebook oppure scrivere qui da noi al Cuore dei Giorni, Spazio Rosa, via Aurelia 796 00165 Roma.